Hello ragazzi, salve a tutti e bentornati con questa nuova parte su Xenoblade Chronicles 3. La scorsa parte, tornati all'origine, ci aspettavano gli ultimi due paletti prima di arrivare da Z, ovvero X e Y, che finalmente siamo riusciti a sconfiggere definitivamente. E quindi ora non ci rimane che affrontare colui che ha organizzato tutto questo. Eccolo lì. Tra l'altro mi ricorda le rovine. No, perché ce l'ho con le rovine di Eletro? Il teatro che c'era in Xenoblade 2, l'unico teatro che poi facevano lo spettacolino, no, della leggenda. How many times is it now that I and you have confronted each other here like this? Yes, you're welcome to come on up. How many incarnations? How many ascents into the spotlight? Tra l'altro hanno la faccia rovinata loro. X, Y e Z, tutti e tre avevano da forma, diciamo, umana, tra virgolette, avevano la faccia rovinata. Come se appunto fossero l'essenza del modus. It's unfortunate. Sounds like my memory isn't all that. You have come to stop the flow, have you not? This Yes. march of time, stilled for eternity. You intend to stop it by removing me. So is it flowing or is it stopped? You're not making any sense, mate. Basically, if we can take you down, the world kicks up again. At least, that's what I'm picking up from all that. Ed è chiaro, almeno, dai. Human desires can be much likened to a river flowing. All humanity yearns for it, the endless now. That is why I'm here, you'll find. My existence alone, it is proof and evidence. Cut the crap! Who in the world would possibly wish for this? I refuse to be controlled by you! Although, thanks to the stunts you pulled, we managed to twig onto a whole lot of stuff. We learned how best to use the time we have. And for that, you get a real good thanking. You said it. Though 10 years is a mere glimpse, we now know the importance of true choice. We'll build it for ourselves. A world with the freedom to choose. Not a hollow world of fiction like this one. Everyone wants a reality that they can believe in. Freedom is nothing more than fiction, a deception. Those with power, those who Effettivamente, think nothing of cioè, la libertà è fino a un certo punto. What Ecco, about the meek and nessuno è mai not completamente libero everyone nella is vita. granted as many options as you all have. Perché comunque sei legato magari a Give them some of yours. Will you call delle that charity leggi del buon or senso, anche tra compassion? virgolette. Will you show Il buon senso è Imagining them una who were cosa, perché granted it to be thus non satisfied. puoi fare delle cose Imagining not a per piece of rispettare il buon wretchedness to senso, non remain. puoi uccidere persone, no, è quello ovviamente. Però nel senso anche quello lì. Making the best possible choices under duress. Living the best life. There are no losers in the world I offer. Cioè, ci With a sono turn comunque of the wheel, delle regole anyone can be a winner, given the time. per una The only thing we ever buona do is take vita. lives. There is no winning. You can't just invent some rule. Sì. Why do you recoil from taking lives? The world itself has set this rule. Why resist? It is through consumption of life that this world persists. Denying it is self-delusion. The only outcome, self-destruction. It is unequivocal fact. The imperative that is intrinsic to all living things. The source of our power, and of all living things, lies therein. Young, spirited people, trading lives, aiming for new, ever loftier heights with each new day. That explosive motive power is something we lack. The essence of life. And we are here to express ourselves as an embodiment of life.
Ok, quello sono lettere un po' troppo. Sono troppe lettere. No, non ci sono così tante lettere nell'alfabeto. Tra l'altro mi sa che ho visto due Mobius C. Che c'avevano quella mezzaluna, tipo. You gave those two an impossible choice. Is that why you made Joran and Chris into Mobius? Of course. As for the why, it's because it amuses me. Sono tutte copie dei Mobius. Sono tutte copie dei Mobius e uno tra l'altro mi sa che era L. Noi non l'abbiamo mai visto L, vi ricordate, vero? Perché L è morto tipo che era con X all'assalto della Colonia 5. Però era diventato già un Mobius e non è mai stato fatto vedere come Mobius vero e proprio. Però nell'artbook si fa vedere, è quella forma tipo di lupo ed era quello, mi sa. Era lì negli spalti. Fighting in order to O live. se non era quello era The R. words Miabi left me Però è with. simile. Now, this is exactly when they were four. Yeah, Mio's got it right. At first it was all fun and games. When we got Ouroboros powers, we were just like happy to get to live a little longer. That was it. But now, things are different. We learned that for many, there aren't any choices on the table at all. Because they were taken from them by a bunch of crusty old mutters. The strength you talk about is all just smoke and mirrors. Real strength is different. That's right. Knowing when to be close and when to let go, walking together, eventually choosing who you really are. That is strength. And that's the real battle here, to find that answer. To choose our actions moment to moment, and if you dare denounce that common right, we will defy you to live in a future over which you lay no claim. Vola, già clicchi pesci che c'è un problema se vola. Sigillo sintonia? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire sigillo sintonia? Aspetta che voglio andare con Noah. Oh! Non ho le tecniche! Ah, è 72 tra l'altro, non sto guardando. Sintonia bloccata. Non posso fare l'Uroboros? Però là vedo che non posso fare neanche l'assalto di gruppo. Stiamo scherzando? Ma questo sempre? O dura un tot? No, spero che duri un tot. Cioè, sai che palle? No, seriamente. Ah, la sintonia non sale. Nonostante io stia facendo gli attacchi. Allora, c'ho il problema con Noah che non ha le abilità magistrali, le tecniche magistrali. È un problema quello. C'ha solo tre mosse. Sta roba non l'ho capita perché ogni tanto me le cancella. Non so se per via che li cambio qualcosa e che e appunto cambiandogli qualcosa succede qualcos'altro al giro. Perché mi cancella le mosse. Anzi, non solo le mosse, a volte mi cancella gli strumenti, le gemme. Me le cambia. Boh. Cioè, perché tipo sembra come se te mettessi le gemme a Noah con magari classe Ethel e poi le gemme con Noah e classe Triton sono altre.
Che sarebbe buono come cosa, cioè appunto ti fai le build per ogni personaggio. Però le build devi fartele in base a... al nemico, penso. Cioè, teoricamente ogni nemico ha una sua build contro cui combatterlo. Cosa sta succedendo, raga? Sono ancora bloccato. Ho dei malus. Ma raga, ma guardate quanto gli ho tolto. Madonna. Ce la faremo mai? Ma poi vanno a vuoto? Ha bloccato. Dai, belli. Niente, morto. Cioè, tre quarti d'ora. Raga, qua la cosa non finisce più. Cioè, ha ghiacciato il pavimento. Per far cosa? Per avere un... un malus nei movimenti? Non mi riesco a muovere bene. Sì, ma raga, ma dai, ma... cioè, veramente non gli stiamo togliendo niente. Andare a mano così è una palla. Cioè, sono stati dei combattimenti normali fino adesso. E andavano bene. Quelli che abbiamo fatto contro XY, in generale contro i Mobius. Ma in generale i combattimenti andavano bene, scusa. Cioè, se li togliamo un quarto così... Ma che un quarto, sì, uno schifo. Quello è uno sputo, raga. Cioè, devo fare qualcosa io? Ah, è finito il ghiaccio. Boh. Per andarlo a rifare. Compriamo un pacchetto di ghiaccio. Non capisco. Cioè, ma neanche gli assalti di gruppo. Perché gli assalti di gruppo non li fanno fare? Se posso capire la sintonia. Non fai l'uroboros. Ma l'assalto di gruppo? Cioè, così diventa una palla. Cioè, io spero che sia solo per un attimo. Ma neanche a metà vita, prima. Cioè, se devo arrivare a metà vita così... dimmelo. No, cioè, bruttissima questa battaglia. Però, perché comunque, vabbè, la plot armor, tra virgolette, ce l'hanno sempre, adesso che ci penso. Mi ricordo, purtroppo ho un buco del 2 io. Cioè, il 2 l'ho giocato un po' rushandolo, ma anche dell'X. X e 2. Li ho giocati un po' rushandoli e quindi non mi sono mai rimasti troppo impressi. Mi è rimasto molto più impresso l'1. Xenoblade 1, che me lo sono goduto completamente 4 volte tipo, a rifarlo ogni volta. Ok. Xenoblade 1 me lo sono goduto molto di più. Infatti mi ricordo molto più roba. E Zanza aveva la plot armor. Non riuscivamo a colpirlo finché non succedeva qualcosa. Mo va in fiamme. Va bene, stai divertendo con gli effetti visivi del palco. Bello, su 3D 4D anche, potrei dire. Non capisco se sto subendo danni. No, non sto neanche subendo danni dallo scenario, tipo bruciature varie. Quindi serve sta roba, cioè il ghiaccio mi dava il malus. Guardi ostacolata, boh. Ma raga, ma cioè gli ho tolto guarda quanta vita. O ti svegli? Grazie. Cioè guarda quanta vita gli ho tolto. Ha fatto due effetti. Cosa
mi significa questa battaglia fatta così? Io spero, cioè, davvero che non volessero allungarla col brodo, cioè vuoi allungare un po' il brodo, allora la fai difficile, perché sicuramente lui avrà resistenza di qualcosa. Avrà una difesa abbastanza altina, ogni tanto ti stunna, ti allontana. Questo tutto per farti perdere tempo. Ti blocca la sintonia, ti blocca gli assalti. Adesso è bruttissimo. Finito il fuoco. Questo è il prossimo. Sembra tipo di giocare a Pokémon. Intanto c'è il campo di ghiaccio, intanto c'è il campo di fuoco. Poi mettiamo il campo d'erba, il campo elettrico, pioggia, non so. Vedi tu. Sì, sì, comunque sto continuando a fare gli attacchi sintonizzati con la fusione. Ma l'anno non aumenta, è sempre a zero. Facciamo che tipo ci vediamo. Aspetta. Adesso. Ci vediamo adesso. The struggle is all that you are permitted. Mo lo scudo. Cosa vuol dire? Ma raga, cosa vuol dire? Non posso comunque fare niente, l'assalto me l'ha bloccata, la sintonia me l'ha bloccata. Cosa vuol dire che ha messo lo scudo? Ha più difesa? Non scherziamo. Non scherziamo. 175. Aspetta un attimo, scusa, quanto li faccio? ...805 di stoccata, prima li facevo 1200, 1500 tipo. Ha aumentato la difesa. No, vabbè raga, vabbè dai. Ci vediamo quando è morto probabilmente. Cosa fai adesso? Si è bloccato. Sempre l'unico credo senza spina dorsale, sì. Disse quello che ha tutti i buff del gioco, tipo. Non ti preoccupare. Attenzione! Si è tolto le catene, anche lei? Come assalto di gruppo? Ma cosa sta succedendo? Danno per 1000%? Ma è partito così? Va bene, proviamo a vedere cosa succede un attimo. Diamo dei punti tensione a loro, non salire troppo, grazie. Punti tattici, poi perché punti tensione? Da dove mi esce punti tensione? Ah, però aspetta, è un attacco Uroboros quale? Boh, chi se ne frega. Perché dovrebbe curarmi in teoria. Dovrebbe curarmeli tutti per la fine, vero? Non funziona ovviamente il coso, i punti sono bassi e me. Cioè me li cura e mi fa rifare l'attacco con Lance. Santa 2000. Ok.
di quanto gli ho fatto fino adesso. Che sta succedendo in sta battaglia, ragazzi? Ma che cacchio è? È tipo la battaglia con Zanza. I shall observe carefully what you would term your strength. Almeno durava poco che non potevi colpirlo. Adesso si liberano loro. Continuare a fare 60.000 danni alla volta. Vabbè, io faccio così, eh. E uso sempre la stessa tattica. Io non faccio un po' più danni, perché sennò qua diamogli un bonus. Boh, io spero che cambi qualcosa. Vai così. Cos'è che hai? Campo, illusione, non vedo un cacchio, non vedo. Tanto la difesa di terra da abbassarli non ha senso, non funziona. Stop. Ehi, 156, incredibile. Ma raga, veramente, attualmente mi sta facendo schifo sta battaglia. È proprio... Non è da boss finale. Non è da boss finale. Ho visto un'attacca rossa, raga, incredibile. 80.000 danni. Assurdo. Non è da boss finale. Ma anche la musica non è da boss finale. Cioè, no, nel senso, non è la battaglia più che altro la musica. Adesso farà no. Fleeting beings, what will you show me next? Come now, entertain me. Ah, mio, non Chris. Cioè, mio a Miyabi, come ricordo, e no a mio. Altri 80k di danni, dai. Però potrebbe voler dire una cosa, che forse ci ha sbloccato l'assalto di gruppo o comunque la sintonia in generale. Andiamo sempre con lo stesso critico. Allora, se ci ha sbloccato l'assalto di gruppo, almeno diventa una battaglia. Punto. Diventa una battaglia. Spero. Spero almeno quello. Perché sennò veramente, cioè, che poi non vuol dire, cioè, non si salva, per carità. Cioè, non puoi arrivare a... Non so da quanto tempo che sono qua a fargli quell'attacco lì. No, non esiste.
non esiste quell'attacco lì in così tanto tempo. Cioè, quell'attacco lì a Y prima gliel'ho fatto, neanche era arrivato all'assalto di gruppo. Cioè, neanche arrivato all'assalto di gruppo gliel'ho fatto così. E l'assalto di gruppo glielo fai subito, tipo. Vediamo se vediamo un'attacchetta che si sposta. No. 114.000, un totale di 260-270.000, mi sa, con tre assalti di gruppo. Sì, voglio solo finire sta battaglia perché mi sta dando problemi, davvero. Mamma mia. Oh, mamma. Ah, ridammi un attimo che mi serve ad aumentare la sintonia, che purtroppo no, non ce l'ha. Non è disponibile la sintonia per no. Che cacchio, raga, cioè, per davvero, eh. Adesso forse riusciamo a fare un po' più di danni. Devo sentire la musica io, in realtà. Che funziona anche l'assalto così? Questa è goduria. C'è il fiaccamento e tutto. È goduria. Mi sa che non ho il lancio però. Non c'è nessuno col lancio. E non ho nessuno con l'abilità. Cioè con la tecnica magistrale da lancio. Quello è un peccato. Abbiamo solo quella roba lì e non so neanche se c'è lo scoppio. Perché comunque sono loro base. Quindi proviamo a metterlo. Combo schianto. Ah no, ce l'ho il lancio. Raga, il lancio ce l'abbiamo. Non so chi è che l'ha tirato in aria. Però il lancio ce l'abbiamo. Andiamo di assalto di gruppo. Che non dovrebbe consumarmi questo robot. Vai. Boh, adesso vediamo. Non, niente affiaccamento. Era affiaccamento quello, vero? O sbaglio? Niente, no, va bene. Mettiamo i bonus. Ovviamente Fiona serve per buttare i bonus. E atterramento. Perché lui ce l'ha il fiaccamento, ma lui lo usa sul finale. Vabbè. Guarda che ci arrivavo a 150. E non l'ho neanche fiaccato? Raga, vedo le tacche che gli partono. Vedo le tacche che gli partono, che bellezza. Mi sento che ce la possiamo fare. Dai, entro domani, tipo. Non è una cosa da tutti, finire una battaglia entro domani. Non abbiamo nient'altro. Però è una difesa etere. Inefficace. Boh, ogni tanto funziona, ogni tanto non funziona. Va bene, come volete. Toh, aumenta di lì, fai un po' tempo. Non arrivi neanche a 150, ok? Spero che il turno dopo mi risetti qualcos'altro di buono. Perché sennò mi sa che a 4 turni non ci arriviamo. Per fortuna non gli ho fatto un Fiona come attaccante. Ecco, ovviamente. Niente. Andiamo così. Ma qua mi tocca. Mi tocca arrivare con tutto. Sì. Ho sbagliato. Non ho per il turno dopo. Te non arrivi a 150. Lui me ne resetta uno. Non riesco a completare il... Se me lo danno un altro giro non riesco a completarlo. 172.000, che schifo.
Che schifo, abbiamo aspettato mezz'ora per fare un assalto di gruppo e poi li faccio 172.000. Questa è vergogna. Questa è veramente vergognosa. Cacchio, però guarda lì, li vedo la vita che cala. Questa è una cosa incredibile. Cioè, rendetevi conto anche di quanto gli ho fatto adesso e di quanto gli facevo prima. Adesso gli entro con la sintonia al 3, non me ne frega un cacchio. Lo sfondo, voglio vedere quanto gli tolgo. Io non morire, per favore. Reggimi ancora un po'. Porca vacca, voglio vedere la sintonia al 3, cosa gli faccio. Oh, guarda che l'ho fiaccato anche. Se me lo atterrano e me lo lancia qualcuno. Atterrato. Lanciare me l'ha lanciato. Per favore, vai in sintonia. Sali, cacchio. Niente, non sale. Eccola. Troppo tardi. Troppo tardi. Ce l'avevamo. Bim. Avevo lo schianto con lui. Guarda, 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 guarda i buchi. Guarda i buchi. Atterrato. Oh, attenzione. Bim. Via. Tolto. Tutta la vita tolta. Guarda, guarda come muore. Penoso. Sei penoso, sei. Che schifo di combattimento, raga. Che schifo di combattimento. Non gli faccio neanche l'assalto finale, non lo merita. Non lo merita neanche. Proprio brutto, un combattimento pessimo. Cioè arrivare a fare tre quarti d'ora per togliergli uno sputo di vita. E poi appena te lo sblocca la roba, lo distruggi.